sono Alessandro Bertoli, sono responsabile dei servizi IT di Sorgenia e oggi parleremo di Alexa. Chi è o cos'è Alexa? Alexa è un assistente virtuale in grado di capire il linguaggio umano. Da qualche mese parla anche in italiano ed è in grado di effettuare una serie di azioni, essenzialmente di fornire informazioni che possono essere le previsioni meteo, possono essere notizie. È in grado di annotarsi delle informazioni, ad esempio può fungere anche da block notes e con la lista della spesa. Io posso guardare a casa mia il mio frigorifero, capire cosa c'è e cosa non c'è e dettare ad Alexa la lista della spesa. Alexa è in grado di interagire anche con la casa, quindi quella che si chiama la smart home. Con delle opportune apparecchiature è in grado di dialogare, di accendere, spegnere le luci, alzare le tapparelle, abbassarle. In Sorgenia abbiamo deciso di sviluppare una skill su Alexa. Cos'è una skill? Non è altro che insegnare ad Alexa nuove azioni che può compiere. Quindi Alexa ha un linguaggio di programmazione che consente di definire nuove funzionalità che può effettuare. Nel nostro caso abbiamo programmato e sviluppato delle funzionalità che si collegano ai sistemi di Sorgenia e sono in grado di fornire informazioni ai nostri clienti. Che informazioni forniamo? Quelle classiche riguardo le fatture emesse, quindi le bollette, sugli importi, i relativi consumi, i periodi di riferimento. Alexa, chiedi a Sorgenia quali sono stati i miei consumi nell'ultimo mese. A febbraio, per l'energia elettrica hai consumato 102 kWh per la fornitura di Via Giovanni Cimabue 5. Che posso fare ancora per te? Alexa, con la skill sviluppata, è in grado anche di fornire informazioni, ad esempio, su come risparmiare energia elettrica. Alexa, chiedi a Sorgenia come posso consumare di meno. Eccoti un consiglio per risparmiare energia elettrica. La lavatrice dovrebbe sempre essere utilizzata quando è piena. In alternativa è bene selezionare l'opzione mezzo carico. Vuoi altri suggerimenti? Per noi è un canale che diventerà sempre più importante. Sappiamo che i nostri clienti evolveranno sempre di più dalle interfacce app e web verso interfacce vocali. Quindi per noi è stato importante partire con questa prima fase, che ha avuto uno sviluppo di 2-3 mesi, e l'obiettivo è di proseguire in futuro con delle funzionalità sempre più utili per i nostri clienti.